Oggi inizia il nostro viaggio per l'isola d'Elba, però siamo scesi a San Vincenzo in provincia di Livorno, perché sennò ci mettevamo troppo col treno, e facciamo un bel tratto di strada con le nostre bici. Allora, ho montato 4 sacche della Ordie e in una ci ho messo tutta la roba per vestire, per il campeggio, in una tutta la roba per andare in bicicletta, poi nelle due davanti, quelle piccoline, ho messo la roba per il mare. Ho messo tutte le attrezzature per fare le riprese, eccetera. Poi ho messo la tenda da campeggio qui sul portapacchi, le pinne per fare un po' di nuotate e un tendone per la tenda. Questa è la mia giacca a vento. Poi ho montato a cloche stile elicottero da missione militare, cioè il telecomandino del drone, il drone e la GoPro. Questo è il supporto per il telefono e niente, un po' uno spazio per la borraccia, poi c'è il triangolino qui dove mettere tutte le cose che mi servono per la bici, oppure la power bank e le batterie del drone, le batterie della GoPro, e poi niente, qui c'è la piccola sacca per con il copertone, con gli attrezzi per la bici. Invece questa è la bici di Trice, bella, vai vicino alla tua bici, vai. La bici di Trice, questa è Trice e questa è la bici di Trice, e che non mi devi spiegare niente perché non importa. E questo è San Vincenzo, siamo al porto e da qui inizierà il percorso lungo la costa degli Etruschi fino ad arrivare a Piombino, dove prenderemo il traghetto per arrivare all'isola d'Elba. Stamattina dicevano pioggia, 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 gli unici due giorni d'estate in cui faceva schifo il tempo, poi invece siamo arrivati, c'è questo gran sole ed è un bel sollievo essere in mezzo al boschetto. Arrivati a Baratti finalmente, guardate qua, Baratti.
si prosegue per Piombino e l'asfalto noi non l'abbiamo ancora visto. Oh, 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 oh